Salve a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di How to Survive. Siamo esattamente dove eravamo arrivati in pratica nella puntata precedente. E dobbiamo andare a parlare con Kovac, a quanto pare, che sta qui. Lo indica anche sulla mappa. Il problema è che non mi ricordo come si faceva a salire di livello col personaggio, perché sono tipo un paio di giorni che non gioco più a questo gioco. Comunque, me lo ricorderò. Ah, si faceva così, giusto. Dovrei avere un punto abilità da mettere, sì. Allora, vediamo un po'. Mi sono messo la mira rapida. Mano veloce, accelera la ricarica delle armi. Ok, mettimi quello. Perché lo voglio specializzare, diciamo, come cecchino di armi da fuoco. Anche se, diciamo, ancora non ho armi da fuoco da usare. Però ho quest'ascia che fa one hit kill praticamente. È ottima, super mega ultra ottima. E wata! E wata! Addio cari. Ah, Kovac, dove sei? Vieni qui, Kovac. Ciao, Kovac. Oh, so you are alive. After all that commotion in the village, I expected to see you dead. But you're alive. Good. Trying to break into one of my huts was not a good idea. I think you realize this now. So, how did you end up in this living hell? Can you remember? No problem. It's the same for me. All a haze. I'm Kovac. Nice to meet you. Don't be alarmed by the getup. Just a kind of protection, you know? I've been on these islands for several weeks. I know a little about survival. So I built a simple shelter on a neighboring island. You look a little unprepared, but don't worry. Jump in my boat. I will teach you some basic rules of survival. You'll be dead for sure without them. No offense. No, no, Kovac, tranquillo, non mi offendo. Le tue guide poi sono fantastiche, devo dire, quindi. Le tue guide sono stupende, Kovac. Per cui, sicuramente. Posso pescare? Non qui, a quanto pare. Devo andare tipo più in mezzo al mare, probabilmente. Oppure non so. Vai. Beh, sono un po' troppo. Oh, no! Oh, ho preso un pesce di mare fresco. Wow! Beh, allora è facile pescare, non credevo fosse così semplice. Quindi, vabbè, vediamo un po'. Dov'è che devo andare? Ok, la sua barca è lì. E diciamo che più o meno quest'isola l'ho esplorata tutta, a grandi linee, per cui direi che possiamo anche andare avanti. Non vorrei annoiarvi esplorando troppo, sempre le solite cose, diciamo. Quindi, ok, sale sulla barca. Vediamo un po'. Allora andiamo nella prossima isola e questa sarà più tosta perché in questa, da quello che so, dovremo anche mangiare e nutrirci, altrimenti nutrirci, bere e tutto il resto, dormire, eccetera. Altrimenti moriremo lo stesso. Quindi, ok, insegnami Kovac. Welcome to Kovac Land. If I knew where I was Kovacland. going, I would have cleaned up a little. As I said, it's basic, but it's been enough to help me survive so far. Anyway, let's get started. You've got a lot to learn and not a lot of time, so pay attention. Missione completata, congratulazioni, grazie, grazie. Ora? Questo è praticamente il tutorial. Mi faccia vedere. Oh, c'è un'altra guida di là. You think these mutant zombies are your worst enemies? Nope. You are your own worst enemy. La Look at guida. me. Skin all shriveled, muscles weak, hands shaking. This isn't the zombie's fault, it's your fault. When was the last time you ate? I know. Now you think about it, it's obvious. You have to eat. That's the topic of the sixth chapter of my book. In time, you will thank me for this advice. But first, you've got to get some food. I'm not going to just give it to you, though. You've got to fend for yourself.
You can find plenty of food around here, once you know how to spot it. For instance, see those woods? There are plenty of roots to eat in there. Try, go towards the headland. Find two or three roots to eat. You will feel better right away. If you need more information, just refer to my book. Each chapter gives you critical information, which will help keep you alive. Be vigilant. Infected soldiers may be in this area. Understand? They are hungry too. So, kill them before they kill you. Ok. Andiamo a trarre una radice. Ok. Devo passare per forza dove vuole il gioco, praticamente. Ok, vieni qua, cara. Ho fatto proprio bene a farmi quest'ascia. Decisamente. Grazie, radice raccolta. Ma per fortuna non me le mangiano gli zombie le radici. Altrimenti. Mangia, mangia. E mangia. Ok, altro libicino. Kovax rules. Chapter 6. Eating. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating, and sleeping. This chapter is about eating. Lack of food means no energy, and no energy means you won't have the strength to fight zombies. In this environment, you can find many roots to eat. You can also fish, and you can hunt for meat. Never ever eat uncooked meat. It will kill you. Uncooked meat here is full of many deadly parasites. Always cook meat before eating. Finally, remember that fresh meat is a magnet for predators around here. Fresh meat will attract zombies. You have been warned. Ok, interessante. Tutto molto molto interessante. Raccogli qui, c'è un'altra di radice. Cosa ha fatto la piantagione delle radici? Ho raccolto un tipo di erba nascosta. Dammi qui. Equipaggia. Ho l'elmetto del soldato. Con cosa posso combinarlo? Equipaggia. Combina. Anche questo combinano con la selce, ok. Ok, quello lo posso cucinare. Questo potrei combinare con questo per farmi il bendaggio. Optimus, ora ne ho due per curarmi. Bene, bene, non male. Ho l'elmetto da combattimento adesso, in pratica. Ok, torniamo indietro e andiamo a parlare con Kovac. Ciao amico. Feeling better? Good. You must remember to eat. Food is strength. And strength is survival. Follow me. You still have more to learn. A lot more. If you don't mind me saying so. Ok, grazie, grazie. No, no, tranquillo, tranquillo. Voglio imparare tutto da te. Insegnami. Però prima, aspetta, mi vorrei mettere con un'altra abilità. Freccia fortunata, bomba volante. L'abilità di produrre frecce esplosive. Tempesta di fuoco. Ammazza fame. Consumo dell'indicatore fame più lento del 2%. Insonne. Sì, dammi ammazza fame, grazie. Lo prendo volentieri quello. Numero di reset. No, non vuoi resettare niente. Non sapevo cos'era quella X. Ok, ora lo so. Bene. Oh, l'arco, grazie. Però non ho il rocco di filo, mi sa, quindi non posso farlo, arco. The second thing, hydration. In other words, drink water. Lots of it. Without water, you won't be able to run, and your performance will be poor. So remember, drink. Chapter 7 of my guide refers to thirst.
If I do say so myself, this survival guide of mine, you can't live without it. Here, chapter 7. It's all in there if you need a refresher. No pun intended. Okay, time for you to quench your thirst. There is an old well on the northwest of the island. Find it, take a drink, and come back. The water there is pure. No zombie juice in it. Joking aside, be careful. Wild animals roam there. They think the water is theirs and theirs alone. Mm-hmm. Sono animali infetti anche? Probabile. Ok, quindi devo andare laggiù. Prima però fammi un po' vedere se c'è qualcosa di nascosto qui, magari no. Ciao amici! Oh? Che mi hai lasciato? C'è qualcosa di che da raccogliere che non ho visto, ok, quello. Ah, qui, qui. Bastone di legno. Ciao! Bella, perché quest'ascia non... praticamente non colpisce neanche gli elmetti, per cui... cioè, è one hit kill proprio. Sono tipo uber power praticamente con quest'arma. Cioè, faccio fuori anche due per volta in un colpo solo. Ottimo. Dov'è il pozzo? Prima facciamo fuori questi per passare il tempo. Più che altro per fare esperienza anche. Ok, andiamo che ho sete. A quanto pare. Muori. E mu... no, no! Bastardone. Muori. Muori. Dammi qua, grazie. Aia. Dolore. Ah, se ne va, meno male. Quante volte devo bere? Tre bastano? Spero di sì. Fammi accendere un bel focherello qui. Bene, distruggi qua. Pozione dello scudo. Cos'è un GDR in pratica diventato? Ok. Un mix speciale di piante, bella per ridurre il danno. Ok. Però non ho i funghi, quindi non posso farlo. Altre Kovacs Rules. Kovacs Rules. Chapter 7. Drinking. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating, and sleeping. This chapter is about drinking. Symptoms from lack of water include dizziness and headaches. This will affect your ability to concentrate and make critical decisions. Do not drink from the sea. It causes dehydration. Do Mama. Not drink from the swamp. It is riddled with disease. Find fresh water wells and store as much as you can. You will find many containers here. Use them to store water. Mm-hmm. You will find some fresh fruit growing. You can eat this, but be careful about how much. A survivor with the shits is no. Oh, Kovac. Kovac è mitico, veramente. È un mito. Sopravvivere con la diarrea non è l'ideale, in effetti. In effetti. Non posso cucinare il pesce, volendo? Cioè, tipo, avevo questo pesce, no? Non posso... bisogna cuocerlo, ho capito, ma non posso cuocerlo, a quanto pare. Mi sono fatto altre frecce. Io un po' posso fare qualcos'altro. No, mi sa che prima mi deve insegnare lui a cuocere la roba, altrimenti non posso. Vabbè. Riequipaggia l'ascia, che è tipo devastante. Non ho contenitori purtroppo per
metterci l'acqua. Quindi pazienza. Cos'è? Ah, una volta scoperti i pozzi appaiono sulla mappa. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Tutto veramente ottimo. Oh, ciao Kovac! Sono stato bravo? Well done. Hey, grazie. You seem breathless. Clearly you found trouble as well as water. Par for the course, my friend. Which reminds me, you need to learn how to make your own equipment. Come, my workshop is just here. Ok ragazzi, comunque qui finisce questa puntata, spero vi sia piaciuta. Nella prossima puntata continueremo il nostro addestramento con Kovac. Commentate, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, lasciate un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. Probabilmente è FPS Russia. Chissà. In caso che non lo conosciate, è un tizio pazzoide che spara con le armi in un canale di YouTube. Oh yeah, sono fighissimo. What the? Fatto, colpiscimi! No! No! Colpiscimi, carissimo! Troppo lento!